Ciao, oggi ti mostro come realizzare in casa una simil fettina texturizzata a base di sola proteina di piselli oppure solo proteina di soia. Ciao, io sono Ilaria e se non mi conosci, da anni mi occupo di cucina vegana. Mi raccomando, per questa ricetta in particolar modo ti consiglio di seguire il video fino alla fine e di ascoltare bene tutti i miei suggerimenti per far sì che questa ricetta ti venga perfettamente al primo colpo. Allora, per fare queste fettine abbiamo bisogno veramente di 3 ingredienti, ossia o la proteina isolata della soia oppure la proteina isolata dei piselli. Che cosa cambia? Assolutamente nulla, però so che spesso su questo canale ci sono persone che non possono mangiare la soia, quindi a voi la scelta. Per quanto mi riguarda non cambia assolutamente il sapore, perché comunque poi la fettina la dobbiamo andare a marinare, a condire, e quindi poi ne faremo, come facciamo di solito anche per il tofu, ne faremo ciò che vogliamo, e questo è bellissimo che si possa fare almeno con gli alimenti. Allora, quella che vedete adesso è proteina di piselli, semplicemente perché per fare gli esperimenti ho terminato quella di soia. Quindi, come vedete, è veramente molto fina, quasi impalpabile. Andiamo ad aggiungere l'agar agar in polvere. Aggiungiamo l'acqua un pochettino alla volta, perché dobbiamo controllare e vedere come assorbe l'acqua la nostra proteina. Mi raccomando, una cosa importante: non è farina né di piselli e non è farina di soia. Questo poi ve lo spiegherò alla fine del video. Quindi andiamo a schiacciare così con le mani, perché dobbiamo ottenere un impasto compatto e lavorabile per poter formare le nostre fettine. Allora, siamo d'accordo che, non essendoci glutine, chiaramente non è che questo impasto risulti subito bello appiccicoso, anzi non subito, non risarà mai appiccicoso, quindi è normale ottenere, insomma, questo impasto che rimane comunque sgranato, ma che noi piano piano, con i palmi delle nostre manine, dobbiamo andare a compattare. Quindi, come vi mostro qui nel video, cerchiamo di stringere, di pressare in mezzo le mani per formare una fettina. In cottura leggermente si gonfieranno, ma veramente pochissimo, e non vi consiglio di farle picconissime, però se volete ottenere dei pezzettini piccoli, a voi la scelta. Più grandi le fate e più facile è, però farle piccole non ha molto senso, perché una volta che fate anche delle fettine belle grandi, successivamente poi le potete anche tagliare post cottura. Quindi non vi state ad impazzire, non fate le cose troppo piccole e fatele delle belle fettine, non troppo spesse. Cerchiamo di farle all'incirca di 2 centimetri. Le metto così sul mio piano. L'unica cosa che potete fare per facilitarvi un po', diciamo, questa procedura per formare le fettine è quella di bagnarvi il guanto oppure le mani, ma veramente leggermente. Queste piccole crepe che vedete, ovviamente anche queste sono normali, perché chiaramente, sempre per lo stesso motivo, non riusciamo ad ottenere delle fettine lisce, ma questo sempre pre-cottura. Vedrete che post-cottura saranno delle fettine belle lisce, che poi potremmo fare come ci pare. Mamma mia, questa è la svolta, perché potete tranquillamente surgelarle, essiccarle, fate quello che vi pare. La cosa figa è le fate una volta sola e poi, insomma, le avete sempre a portata di mano. Adesso ci occorre o una vaporiera in bambù, la mia, chi mi segue da un po' se la ricorderà, è passata a miglior vita, ovviamente, dopo essere stata sfruttata per 5 anni, quindi ho questa in alluminio, va benissimo una pentola normale, ci mettete dentro dell'acqua, sopra ci mettete un piatto, se non avete un cestello, va benissimo un piatto che ovviamente si poggia sopra alla pentola e che non rimanga incastrato dentro, chiaramente, poi lo coprite con un coperchio. Mettete a massima potenza, chiaramente, il coperchio. Allora, dentro ci dobbiamo mettere un foglio di carta da forno. Sapete come facciamo ad ottenere un foglietto che entri perfettamente qui dentro? Sicuramente tantissimi e tantissime di voi lo sanno già, ma io lo dico lo stesso. Magari può tornare utile a qualcun altro. Il quadrato, ok? Facciamo un rettangolo. Pieghiamo nuovamente, quindi facciamo un altro quadrato, e poi prendiamo la punta chiusa e chiudiamo come per fare un aeroplanino. Quindi la punta qua nel centro, questo è il punto dove dobbiamo tagliare, quindi dove c'è il bordo della pentola, ok?
E magia, eccolo qua. Spero di aver insegnato questa cosa. Una nota importante: una volta che avete dato forma alle vostre fettine, fate venire la voglia di toccarle per modificarle, perché vi si rompono nelle mani. Quindi, una volta che gli date la forma, ferme qua, le lasciate. Quando dovete controllare se la pentola è pronta, mi raccomando, il coperchio sempre verso l'esterno, mai verso di voi, perché il vapore, se no, vi arriva in faccia e vi fate male. Mettiamo le fettine non attaccate, distanziate un pochettino. Mettiamo il coperchio e cuociamo per 20 minuti. Mentre le fettine si cuociono, voglio parlarvi 5 secondi di Cuccare Club, il mio club di ricette segrete, dove troverete delle ricette pazzesche. Vi insegnerò a fare la pasta fresca fatta a mano, il Wellington, tantissime tipologie di uova vegana. Vi lascio il link qui sotto se volete andare a dare un'occhiata al club, dove tutti i mesi, insieme a tantissimi chef casalinghi, ci divertiamo tantissimo. Andiamo a vedere, sono passati 20 minuti. Come noterete, le nostre fettine si sono leggermente allargate. Adesso le dobbiamo far raffreddare completamente. Quindi, senza scottarvi, andiamo a prendere da dentro alla vaporiera, quindi con una bella spatolina, e la andiamo a mettere così sopra una griglietta. Noterete che sono leggermente morbide al tatto, non vi preoccupate, perché poi quando si raffreddano diventano belle fette. Adesso le facciamo raffreddare completamente. Mettiamo nella friggitrice ad aria a 180 gradi. Allora, dopo 10 minuti di friggitrice ad aria, ma potete tranquillamente metterle dentro al forno, come vedete la superficie ha fatto una leggera crosticina, comunque ancora è morbidina perché è calda. Nel momento in cui si raffredderanno diventeranno anche più secche. Allora, le nostre fettine sono pronte, quindi adesso le possiamo conservare dentro un sacchetto di plastica. Se non utilizzate la plastica, utilizzate tutto quello che volete. Le mettiamo qui all'interno e le surgelate, e durano fino a 6 mesi, ma tranquillamente, anche perché sono pronte all'utilizzo. Quindi le mettiamo qui dentro e via. Se avete il sottovuoto, le potete anche mettere sottovuoto, oppure se sapete che volete farle da qui a 2-3 giorni, le mettete tranquillamente all'interno del frigo. Ho già versato all'interno della caraffa della salsa di soia o tamari. Il via del tutto eccezionale di Cuccare Spezie, potete chiaramente variare le grammature in base all'intensità e al sapore delle vostre spezie, e chiaramente soprattutto al vostro gusto. Utilizziamo paprika affumicata, un cucchiaino di agave, 5 grammi, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, del miso, oppure se ce l'avete, della salsa marmite, un cucchiaino. Adesso le mettiamo, che io le vado a bagnare con un po' di marinatura. Allora, per risparmiare il tempo della marinatura, o le lasciate così un bel po' di tempo, almeno una mezz'oretta, oppure andiamo a fare dei taglietti super fini, in modo tale che la marinatura entra un po' anche all'interno. Non essere veramente super in superficie, non dovete spingere il coltello, perché sennò rompete le fettine. Di spingere un pochettino per far entrare tutto il sapore. Rendiamoci conto che questa è una fettina, cioè, super proteica, che non ha schifezze all'interno, e risparmio tantissimo a farle così a casa mia. E cuociamo le fettine. Ah, che bello, schizzare ovunque è bellissimo. Ho utilizzato un bel paraschizzetti che mi hanno regalato i miei amici Ciro e Nunzio, che saluto. Diamo una giratina. Ah, che profumo, guardate che figata. Non fate bruciare mai l'aglio, lo andiamo a togliere adesso, E con la marinatura la vado a mettere sopra, Cioè, se non vi amo io, ma una ricetta del genere, cioè economica, proteica, salutare. Chiaramente, forse saprai, o se non lo sai adesso te lo spiego, per ottenere quelle fettine disidratate, texturizzate, che si trovano in commercio, ovviamente avviene un procedimento industriale, che ovviamente a casa nostra non possiamo replicare. Questo procedimento parte appunto dai fagioli di soia, che vengono raccolti, puliti per rimuovere tutte le impurità. La farina di soia poi viene quindi texturizzata, e questo processo avviene in un estrusore. Questo processo ferisce appunto la soia quella textura fibrosa, che chiaramente, avendolo fatto adesso a mano, non avremo, ma vi garantisco che è una soluzione light, buonissima e saporitissima, se vi attenete a tutte le istruzioni che vi ho anche scritto qui sotto. Lasciami un like se ancora non l'hai fatto, e se ti piacciono le mie ricette, non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti neanche una. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana.